Ciao a tutti amici e bentornati in questo nuovo video. Grazie Mollettino per questa bellissima intro. Come ben sapete, tra poco sta per ricominciare la scuola e, come sempre, io sono qua per aiutarvi. Infatti, anche oggi personalizziamo i gadget scolastici, ma ne ho dei diversi rispetto alla scorsa volta. In questo episodio faremo l'astuccio e un diario, che non sarà per me, ma per mio fratello. Quindi andremo a fare una sorpresa a mio fratello. Guardate il video fino alla fine perché possiamo vedere insieme la sua reaction. Già ho preso il diario per mio fratello, che è un semplice diario bianco, ma adesso andiamo insieme a comprare l'altro gadget, ovvero l'astuccio, perché siamo tutti curiosi di vedere come verrà l'astuccio. Quindi, come sempre, venite con me. Oggi sono in compagnia di mio fratello e siamo tornati a prendere le cose per personalizzarle. Allora, questi sono tutti gli astucci che hanno e sono quelli gommosi bellissimi. Sono indecisa fra quello rosa e quello celeste, però penso che lo prenderò rosa così si abbina tutto il resto. Penso anche di prendere questi due pennarelli indelebili sul rosa, così ci faccio le sfumature e ci abbino anche quello grigio che già ho a casa. Dunque, eccoci tornati con il bottino, ho tantissime altre cose qua per personalizzarlo, quindi siamo a posto. Nel frattempo vi faccio vedere quello che ho fatto nello scorso video, che se ve lo siete perso andatelo a vedere. Ho fatto questo bellissimo quaderno con il mandala, il mio diario con i disegni e la matita personalizzata con i glitter, bellissimi. Che poi ho anche ritrovato un mio vecchio diario del 2018 e guardate quanto l'avevo addobbato, bellissimo. Quindi, bando alle ciance, iniziamo a personalizzare l'astuccio. Adesso vi faccio vedere tutte le cose che utilizzerò. Vado ad utilizzare questo astuccio rosa monocolore in plastica, i pennarelli indelebili che sono due sfumature del rosa, uno grigio e uno nero, il bioadesivo, le forbicine e poi per fare dei gadget ho preso questi due fogli brillantinati rosa e argento. In più, dato che l'altra volta vi sono super piaciuti i disegni mandala, ho deciso di rifare un disegno mandala, però in un altro genere questa volta. Comunque ci sono un sacco di ispirazioni online, potete cercare veramente di tutto cercando mandala. Ok, ho trovato questi bellissimi fiori, penso che li farò sull'astuccio utilizzando i vari colori. Andiamo! Comunque non so se avete notato la mia maglietta ufficiale, che se la volete vi lascio sempre il link nella descrizione, andate a vedere. Nel frattempo sto cercando di far funzionare questo pennarello. Ok, il primo fiore lo farò proprio con questo pennarello fucsia. Ho un po' d'ansia, sinceramente, di sbagliare. Ok, ho fatto due cerchietti. Ora nel secondo vado a fare un po' di trattini. Così. Ho fatto un altro cerchietto ancora. Ed ora vado a fare dei mini petali qua attorno. In questo modo. E poi faccio un altro strato di petali. Così. Sopra questi petali faccio altri petali ma più grandi con la forma diversa, questa qua. Ok, ne riesco a fare soltanto tre. E poi all'interno ci faccio uno spessore così. E poi qui delle stanghette. Tac e tac. Primo fiore mandala terminato, adesso cambio colore di pennarello. Quello rosa lo voglio provare a fare qui in questa posizione centrale, quindi ricominciamo dal cerchietto e dall'altro cerchietto più spesso. Poi vado a fare tutte le freccette, così, i trattini, scusate. Ed infine vado con un cerchio più grande intorno. Non è venuto molto bene, ma va bene lo stesso. A questo punto inizio a fare tutti i petalini che ho fatto anche nell'altro fiore, così tutti intorno al cerchio. Voilà! E poi ne faccio un altro strato di petalini qua fuori, così. Anche un po' più piccoli. Non devono essere per forza precisi comunque. Ok. Ed ora facciamo le foglie più grandi. Una. Qui c'è la piega, quindi la vado a fare anche qua sotto. Ok, ho terminato anche questo rosa chiaro e l'ho continuato anche qua sotto. Adesso voglio utilizzare il pennarello grigio. Però, dato che altri fiori qua non c'entrano, posso provare a fare qualche spirale come abbiamo fatto l'altra volta.
Cioè, guardate quanto è bello alla luce. Wow, adoro. Adesso facciamo la parte di qua. Anche qua voglio fare il nostro fiore, ma questa volta partiamo da quello fucsia nella parte centrale, in modo che viene più grande, e quello rosa lo facciamo di lato. Ok, ho fatto la parte centrale, ora tocca ai petali. Voilà. Ok, ho fatto anche qua i due fiori, ora con il pennarello, sempre argento, vado a fare le nostre spirali colorate e qualche pallino intorno, così. Ta-dan! Questo è il primo risultato che abbiamo ottenuto, però adesso voglio andare a decorare anche questa parte alta qua, quindi andiamo. Allora, per questa parte voglio partire con il pennarello argento e vado a fare tutti dei mini petali sull'attaccatura della cucitura, quindi così. Ok, una volta che li ho fatti lungo tutta la cerniera, vado a fare la stessa cosa ma con il pennarello rosa chiaro. In questo modo. Questa parte la riprenderò poco perché se tengo il telefono non sono molto precisa, quindi adesso lo finisco tutto e poi vi faccio vedere. Fatto anche con il rosa, ora faccio il fucsia e poi abbiamo terminato. Quindi, anche il nostro astuccio è fatto, ma adesso voglio aggiungere un charm per la cerniera, infatti la andiamo a fare insieme. Per questo utilizzerò i fogli che ho preso glitterati, rosa e argento. Nei fogli vado a disegnare due cuori, mi raccomando disegnateli nella parte al contrario. Ed ora li andiamo a ritagliare. In questo modo, fate attenzione ovviamente. Quindi ecco qua i nostri cuoricini tagliati. Poi sono andata a prendere un pezzo di filo rosa, questo l'ho trovato in giro a casa, ma potete prendere quello che volete. E adesso prendiamo il nastro adesivo per incollarli. Ho messo il nastro biadesivo in quel modo, adesso andiamo ad incollare quello rosa dalla parte opposta, in questo modo. E vedete che c'è un po' di margine, adesso andiamo con le forbici a ritoccare il tutto. Ok, una volta che abbiamo ottenuto questo risultato, andiamo a prendere il nostro astuccio, la cerniera, e infiliamo il nastro all'interno del buchino che trovate nella cerniera, questo qua, così. E facciamo un piccolo nodino alle due estremità. Una volta legato avremo il nostro charm, eccolo qui, pendente, che carino, è pure reversibile. Bene, io direi che il nostro astuccio è terminato, si abbina pure con la mia maglietta, bellissimo, non vedo l'ora di andare a scuola con questo astuccio. Ovviamente all'interno ci voglio andare a mettere la mia penna personalizzata come primo oggetto da mettere nell'astuccio, ecco qua, e ora lo chiudiamo. Adesso è arrivato il grande momento, facciamo il diario per mio fratello e infatti sono contenta perché per ora ho fatto tutte cose rose e questa volta facciamo qualcosa che va bene anche per i ragazzi. Dato che mio fratello ha dei gusti strani, adesso venite con me a cercare qualche idea online e valutiamo insieme cosa fare. A me piace tantissimo questo stile di disegni che si chiama doodle, potete trovare anche qui tantissime idee online e adesso voglio scegliere qualcosa che possa essere di ispirazione, tipo questo, guardate che carino. Io direi aggiudicato, quindi per fare questo ci servirà soltanto un pennarello nero e un diario bianco, però possiamo farlo anche colorato con i pennarelli, ma questo penso che lo lascerò fare a lui, così durante l'anno avrà da divertirsi colorando un po' il diario. Quindi ovviamente si inizierà dal basso verso l'alto, quindi iniziamo a fare i disegni nella parte bassa del diario. Anche qua possiamo fare veramente di tutto, facciamo delle forme come dei cerchi, dei rettangoli e dentro ci facciamo delle emoji che possono essere felici, tristi. Ta-da! Ok raga, ho fatto la prima riga e vi assicuro che è molto semplice, molto più di quanto pensassi. Adesso vi faccio vedere come si fa. Iniziamo da una forma molto facile che può essere un ovale con delle parti finali tipo polpo, così. Facciamo la nostra figura. Questa volta ho deciso di fare un occhio e basta, quindi faccio un cerchietto con la pupilla dentro e poi faccio la bocca. Molto semplice. E se volete aggiungere qualche dettaglio, possiamo fare qualcosa in cima alla testa, tipo dei capelli. Ma possiamo fare cose anche più facili, come ad esempio queste forme qua. Un bel sorriso e due occhi felici. E sopra ci possiamo fare, non lo so, una foglia. No vabbè raga, sono troppo carini, sto adorando troppo.
qua voglio fare un polpetto con i tentacoli, quindi così, tac, tac e tac. E poi per riempire gli spazi vuoti potete fare anche personaggi in mezzo, così letteralmente fate dei quadrati o dei rettangoli e ci fate uno smile dentro. Qua voglio fare una sottospecie di giraffa, quindi facciamo il collo e poi la testa, così, con il muso e le antenne qua sopra. E qui facciamo tutte le macchie. No, vabbè, mi sto divertendo troppo a fare questi disegni. Che poi, volendo, potete anche fermarvi qua e lasciare una parte bianca se volete. Io penso che farò una parte di disegno e una parte ci scriverò il suo nome qua sopra. Ok, ho fatto tutti i disegni, ora vado a scrivere il suo nome abbreviato, scriverò Joe qua sopra con una fantasia un po' carina. Ho scritto Joe e non so se andarlo a colorare. Oppure continuare a fare i doodles sotto. Mi sa che provo a fare i doodles anche sotto. Ho fatto, alla fine l'ho completato e ho lasciato soltanto la scritta vuota. Però voglio provare a colorare anche la scritta dentro e basta. Mentre questi lasciarli tutti bianco e nero. Quindi adesso scegliamo un colore. Penso proprio che utilizzerò il rosso. Quindi andiamo a colorare. Ecco, lo sapevo, dovete stare attenti a non prendere i bordi neri, sennò si sporca il pennarello e viene fuori un pasticcio. Tadan, ho appena terminato il diario ed eccolo qua, cioè è spettacolare ragazzi. Vorrei aggiungere qualcos'altro perché comunque qua dietro è ancora vuoto. Ho la soluzione, qua in questa parte qui lo ricoprirò di strass di questo colore che secondo me ci stanno abbastanza bene. Quindi adesso armiamoci di un po' di pazienza e iniziamo a staccare tutte queste linguettine di strass. Eccole in questo modo e poi le vado a posizionare nel diario. In questo modo però lo devo fare per tutta la lunghezza. Raga, sono a buon punto, mi manca soltanto metà più o meno. Cioè, raga, guardate che spettacolo. È perfetto, guardate che bellezza. Ora mi manca soltanto da colorare il segnalibro e siamo a posto. Io questo lo farei tutto rosso, quindi vi consiglio di colorarlo prendendo un foglio che non vi piace, cioè che non utilizzate più, in modo da non andare a sporcare il resto. E piano piano, con pazienza, colorate tutto quanto, piano piano. Mi raccomando, fate asciugare perché sennò vi diventano le mani così sporche come le mie. Infatti adesso corro a lavarmele prima di sporcare tutto. Ok, il nostro diario è terminato. Adesso vorrei scrivere qualcosa, una dedica, e poi glielo consegniamo e vediamo la sua reazione. Buon inizio scuola, mi raccomando, non fare troppo casino, da Jules Verne. Bene, con questa dedica è ufficialmente concluso. Adesso rimettiamo anche il segnalibro al suo posto e siamo pronti per fargli questa sorpresa. Guardate che carino. Joe, puoi entrare? Yeah. Bello il cappello, come la maglia. Allora, dai, fai il suo diario. Pronto? Vai. 3, 2, 1. Tara! Vai, ci sta, bello. Ti piace? Mi piace. Vediamo un po' come va sta scuola, dai. Ok, anche questo video è terminato, lasciatemi un like se vi sono piaciuti sia l'astuccio che il diario di mio fratello e scrivetemi nei commenti qualche altro gadget per la scuola o anche che non sia per la scuola vi piacerebbe vedere personalizzato da me. Iscrivetevi al mio canale se non lo fate già, così non vi perdete tutte quante le novità. Io vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, mandatemi tutte le foto dei vostri gadget personalizzati perché sono curiosa di vederli. Buon inizio scuola, ciao ciao!